Benvenuti, buona domenica. Noi siamo Open Space APS, siamo un'associazione di promozione sociale che appunto si chiama Open Space, ci riconoscete da queste maglie oggi. E questa di oggi è la 15ª tappa di Impressioni Mobili. Cos'è Impressioni Mobili? È un'iniziativa ideata da Open Space nel 2018 e si tratta di percorsi fotografico-letterari di trekking urbano. E quella di oggi, come vi dicevo, è la 15ª tappa ed è quella in cui in realtà l'aspetto del trekking c'è poco, perché nelle altre tappe abbiamo camminato e anche parecchio, non solo a Lamezia ma anche nei paesi limitrofi. Oggi per la prima volta entreremo solo in un luogo, quindi non cammineremo in giro, anche se c'è da camminare lo stesso perché è un luogo abbastanza grande. Qui vedete il tavolino con Antonio ed Elisa in questo momento che stanno facendo le tessere di Open Space. Perché? Perché tutte le iniziative di Open Space sono gratuite, le abbiamo sempre fatte gratuitamente, anche oggi lo è, però potete aiutarci tantissimo con 10 euro che è il costo della tessera, perché comunque organizzare queste iniziative richiede molto lavoro, non solo fisico ma anche qui i sopralluoghi che abbiamo dovuto fare per comunque rendere il percorso più o meno semplice. Non è stato semplice, quindi ci potete aiutare parecchio con semplicemente facendo la tessera di Open Space che ci aiuterà per tutte le altre iniziative. I ringraziamenti io li devo fare adesso perché poi non ci sarà più modo. Oltre al team di Open Space, noi oggi dobbiamo ringraziare prima di tutto Antonio Vescio, dottor Antonio Vescio, archeologo, che sarà una delle tre guide che oggi ci porterà all'interno dell'ex carcere. Antonio è stato ed è preziosissimo, soprattutto nelle ultime tappe di Impressioni Mobili non avremmo potuto farle senza di lui. Teresa Gaetano, storica dell'arte, dov'è? È lì. Anche lei oggi sarà una delle tre guide e non solo per il carcere, adesso vi spieghiamo perché. Anche Teresa, specialmente nelle ultime tappe, è stata preziosissima e lo sarà in futuro. E poi l'esordio oggi ufficiale con Open Space, Alessia Gigliotti, dottoressa in architettura, che oggi sarà la terza delle nostre guide, quindi un grande grazie a loro. Come vi dicevo, Impressioni Mobili non è soltanto trekking, ma sono dei percorsi fotografico-letterari, quindi si possono scattare foto, ma c'è anche l'aspetto della letteratura che noi uniamo sempre. E oggi dobbiamo ringraziare in particolare Antonio Paiuso e Matteo Scalise, perché cureranno la parte del reading, quindi ci saranno delle sorprese all'interno per i vari gruppi. E un ringraziamento a Giorgia Gargano, il nostro assessore, perché questa tappa senza di lei non si sarebbe potuta fare, ma non solo questa, quindi grazie sia come assessore che come persona, e anche il segretariato del Ministero della Cultura della Calabria. Ho detto giusto? Ho detto giusto, in quel caso non saremmo potuti entrare. Jenny mi sta suggerendo Eagles, ma c'è, stava arrivando nella scaletta. Oggi con noi ci sono gli Eagles Calabria e Eagles Catanzaro, quindi grazie a loro. E non dimenticate di come si dice? Su Instagram vedete degli hashtag, quindi quando scattate le foto o fate i video guardate sempre questi, poi tanto ne abbiamo attaccati parecchi anche all'interno, quindi li troverete sempre. Ma dobbiamo ringraziare anche Riccardo Cristiano, che con liberi.tv e lamezzaterme.it è qui con noi. Se vedete una strana cosa volare, non è un nuovo
il drone di Riccardo. Grazie a tutti i volontari, sono coloro sempre che vedete con questa maglietta, perché sono sempre di più e ci aiutano sempre di più. Grazie anche a Francesca Tropea, perché ci ha accompagnato in tutti i sopralluoghi che abbiamo fatto, anche lei è stata preziosissima. E poi oggi, per la prima volta di Impressioni Mobili, qui siamo molto molto contenti, abbiamo con noi l'Ente Nazionale Sordi con il servizio Interpretariato LIS, spero di averlo detto correttamente. Quindi con Mary Maiolino abbiamo il linguaggio dei segni. Io non entro perché so che qualunque cosa dico magari il termine è sbagliato, però avete capito il senso, è nel primo gruppo, quindi saranno insieme a noi. Quindi basta con i ringraziamenti, vi spieghiamo ora come funziona. Come avrete capito, entreremo in gruppi, perché siamo in tanti, sono gruppi da 50 persone, ognuno con una guida. Il primo entrerà con Antonio Vescio. Non vi preoccupate, perché tra un gruppo e l'altro non dobbiamo aspettare che il gruppo esca completamente dalla struttura, basterà che dal piano terra il primo gruppo passi al primo piano, a quel punto faremo entrare il secondo gruppo. Ma nel frattempo chi rimane fuori non lo lasceremo da solo, perché la dottoressa Teresa Gaetano ci spiegherà e ci racconterà qualcosa della chiesa di San Francesco, che fino alle 11 potrà anche essere visitata, poi c'è la messa, quindi meglio di no, 11 meno qualcosa. Le ultime avvertenze quando entreremo qui, devo essere severo, però è giusto così. Prima di tutto state sempre con la guida, sì, si possono fare foto, si possono fare video, però il posto è enorme, ci sono tante stanze, tante celle, ci si potrebbe perdere, quindi seguite sempre la guida, non andate per fatti vostri, non aprite porte chiuse e non chiudete porte aperte. Un giorno vi spiegheremo perché non dovete chiudere porte aperte, perché non, potrebbero non aprirsi più. Altra cosa importante, troverete in alcune celle qualcosa attaccato magari alle pareti, alle porte, non va toccato nulla, né toccato né strappato assolutamente, perché è vietato. Potete fare foto, video, ma non potete toccare o strappare nulla. E l'ultima cosa, se ci sono bambini, i bambini possono entrare, ma devono stare mano nella mano tutto il tempo, sia perché è facilissimo che si possano perdere, e sia perché quando si passerà alla parte superiore nella terrazza ci sono delle ringhiere larghissime, un bambino ci entra tutto, quindi mano nella mano per tutto il tempo. Ho finito di terrorizzarvi, mi sembra di non aver dimenticato nulla, quindi io passo la parola ad Antonio Vescio, che farà una spiegazione generale all'esterno e poi partono i gruppi. Bravo, bravo. Allora, benvenuti a tutti, innanzitutto io vi propongo un accordo, faccio una spiegazione lunga o breve? La facciamo media, perché ci siamo attardati un pochino, però ovviamente parlare di un luogo che ha 700 anni di storia, ha attraversato due terremoti, è stato per quattro volte chiuso, insomma non è semplice, però faccio giusto una piccola premessa in cui volevo dire che preparare una visita guidata diventa, almeno nel mio caso, diciamo nel nostro caso, è diventata un'occasione anche per confrontarsi con altri colleghi, anche come Matteo, come Teresa, eccetera, dove diciamo siamo riusciti a verificare, a valutare, a, diciamo, a incrociare i dati e anche diciamo a sciogliere alcune problematiche che abbiamo riscontrato, perché purtroppo soprattutto nel caso di San Francesco si sono nel tempo, a partire dai nostri storici locali pur valenti, diciamo, si sono comunque consolidate delle conoscenze che non erano proprio corrette dal punto di vista storico e cronologico, che poi sono state praticamente riprese da studi anche successivi in buona fede. E questo credo che da una parte sia anche successo proprio perché questo
è stato un luogo che, pur essendo al centro proprio del cuore storico della città, è stato da sempre, praticamente da quando è stato adibito a carcere nel 1876, è stato separato dalla città, quindi non vissuto anche da chi ci abitava vicino. Io ho conosciuto persone che abitano qui da sempre che non hanno mai potuto visitarlo, quindi quello che si realizza oggi è un riappropriarsi di questo spazio, di questo luogo, seppur per un giorno, e quindi restituirlo in qualche modo alla città, che ne può apprezzare la struttura ma anche la storia con quello che vi andrò a dire. E, ovviamente si attende di conoscere quello che il Ministero, che è l'attuale proprietario attraverso il Segretariato dei Beni Culturali, vorrà fare di questo edificio, per cui però sappiamo che ci sono i fondi e quindi prima o poi qualcosa speriamo che ne venga fuori. E, allora, vi dicevo che ci sono state molte imprecisioni, molte leggende che sono state date per vero su questo convento. Innanzitutto l'origine bizantina di questo luogo. Noi abbiamo, a partire dal Maruca, molti hanno ripreso tutti questa, dettaglio dell'origine bizantina di questo luogo, però bisogna affermare che non ci sono prove documentali certe. Anche il fatto che, come dice sempre il Maruca, poi ripreso dagli altri, la fondazione fu dovuta a Federico II, ora non mi dilungo più, però anche quella non ha un fondamento storico. Risale a circa il 1334-1340, che è un elenco, il karaoke stiamo facendo, che è un elenco compilato da Paolino da Venezia. Praticamente questo elenco era un elenco appunto di 1330-40 circa, dove si ha per la prima volta una notizia certa e attendibile dell'esistenza di questo convento, che ovviamente era stato già fondato prima. Però dire quando, se già nel 200 o nel 300, allo stato attuale delle ricerche è molto difficile stabilirlo. Però comunque, essendo una fondazione sicuramente anteriore al 1340, può essere annoverata tra le prime. E faceva parte appunto della una delle quattro custodie in cui erano divise le presenze francescane in Calabria, che era appunto la custodia di Crotone, insieme a Squillace, Catanzaro e appunto Crotone. Possiamo quindi dire che è anteriore comunque al 1334. A partire dal 1400 sappiamo che è attestata la presenza invece di una delle famiglie in cui si dividevano i francescani, che sono appunto i conventuali. Quindi prima arrivano i conventuali, che avevano uno spirito che vivevano molto in mezzo alla società, a un forte apostolato. Quindi avevano necessità di avere chiese molto grandi, monasteri molto grandi, quindi era una visione delle regole di francescana molto più in mezzo alla gente. Quindi con loro inizia la storia di questo convento, e mentre si alterneranno poi nel 1462 con gli osservanti, che arrivano appunto in sostituzione, di soppianto in poche parole, ai conventuali, e che invece appartenevano ad una famiglia di francescani che era molto più vicina alla regola, quindi di povertà, di semplicità francescana. E quindi dagli osservanti, dopo un ben breve periodo, abbiamo detto 1462, qui c'è fare un piccolo appunto, che alcune fonti riportano che dopo che appunto i conventuali abbandonano questo convento, dopo alcuni anni, una decina d'anni, nel 1474, si trasferiscono, quindi aprono un altro convento francescano a Nicastro, dove oggi praticamente c'è il seminario, per semplificare, e fondano lì una chiesa dedicata a Santa Maria delle Grazie. Questo ci dicono le fonti. Questo fatto di avere poi nel 500 una compresenza di due praticamente conventi francescani, uno abbiamo detto appunto dei conventuali che si trasferiscono lì e l'altro degli osservanti che restano qua, è stato uno dei motivi che ha generato parecchia confusione nelle fonti, perché ora qui non vi sto a dire, però questo discorso ha generato un po' di confusione. Si è confusa addirittura, c'è chi dice che questa chiesa prima si chiamava Santa Maria delle Grazie, invece la Santa Maria delle Grazie era la fondazione
la seconda fondazione, poi fatta dai colleghi. In pratica, in questa piantina del 1795 che si trova all'archivio di Stato di Catanzaro, è importante perché fa capire come tutta questa, che era la proprietà appunto dei riformati, dei padri francescani, era stata già alla fine del Settecento, era stata praticamente acquisita dallo Stato, diciamo, dalla Cassa Sacra, ed era stata adibita a lotti di terreno dove poi nel tempo, nel corso dell'Ottocento, si è andato a costruire. Però prima qui c'era tutto intorno il cosiddetto Bosco di San Francesco, di cui già nel 1795 restavano dei piccoli pezzettini, che sono questi agrumeti che si trovano ai lati. Questo è il convento, questo è la chiesa, questa è più o meno l'area dell'Ariella, la cosiddetta Ariella, dove c'era questa sorgente d'acqua, vedete, che forniva i padri francescani, irrigava i loro agrumeti. Vedete come si conservano a volte nel tessuto urbano delle piccole tracce di quello antico. Questo qui, questo piccolo vicoletto, non è nient'altro che il vicoletto che sta qua dietro e che vedete sbuca dalla parte di sopra rispetto al carcere, ed è esattamente che è conservato ancora oggi. E qui nell'angolino c'era il forno dove i frati facevano il pane. La casa di Claudio Pittanda. Come? La casa di Claudio Pittanda. All'angolo, se è quella. E poi diciamo che anche questo qui, questa parte di agrumeto, l'agrumeto del provinciale, è tuttora conservato. E anche questo piccolino qui, se voi scendete lungo il vialetto e guardate oltre il muro che lo separa, c'è un agrumeto ancora oggi che è rappresentato qui. E mentre invece questa parte qua del bosco è stata praticamente poi edificata completamente. E sarebbe bello farvi vedere altre cose, però ci sono addirittura, vedete questo spigolo che fa qui la proprietà dei francescani, fa questo spigolo perché qui poi ci sono le proprietà dei D'Aquino. Cioè è stato edificato un palazzo proprio vicino al TIP, se sapete dov'è il TIP, che ha questa forma qui tipo appuntita, a freccia, con questo angolo molto stretto, e che è un po' strano, lo vedi, dice, ma perché hanno fatto un palazzo che praticamente il bordo è largo 50 cm? Perché la particella era fatta così, e quindi hanno sfruttato e hanno costruito esattamente in questo modo. Infatti, mettendo poi una carta attuale su questa, si può capire che fine hanno fatto tutti questi lotti che erano assegnati ai vari proprietari. Qui addirittura c'è un lotto che era assegnato anche alla famiglia Colelli, che è il famoso pittore del Settecento. E quindi questo qui poi è la zona sopra via Conforti, perché il bosco era molto esteso, saliva l'Ariella, saliva via Conforti, proseguiva dove c'era la Filo, poi che è stato fatto la Filo e Regina Elena, mi chiamasse all'inizio del Novecento. Quindi con questo bosco che hanno tagliato, noi abbiamo notizie che ci hanno costruito anche gli argini per il torrente Piazza, insomma era un bosco molto, molto esteso, soprattutto di querce. Nelle parti più vicine invece al convento era fatto da agrumeti, cialfeti e altre frutteti. Poi lì, se quando uscite magari voi volete leggere, sono descritte esattamente tutte le piantagioni che c'è. E poi anche il restauro che è 1753, quindi da queste date, quindi successive al terremoto del 1638, capiamo che questi affreschi sono stati realizzati sicuramente per iniziativa dei principi d'Aquino, che, come vi dicevo, dopo il terremoto si impegnano per la ricostruzione del convento, anche perché loro avevano ricostruito anche dopo il terremoto la loro residenza, il loro palazzo nobiliare, che si trovava vicino il vescovato attuale lungo via Lucania. Quindi loro avevano addirittura anche un passaggio preferenziale, diciamo, un sentiero che attraversava il bosco di San Francesco, che vi ho fatto vedere prima la piantina, e arrivava facendo il giro praticamente davanti alla chiesa. Loro avevano questo privilegio di poter attraversare questo terreno, questo bosco che non era ovviamente, era dei frati, però loro avevano ovviamente per diritto di questo passaggio. Sarà un reading brevissimo. Come avete già potuto notare, le condizioni delle celle, sia la ristrettezza che anche l'ambiente in sé, stride palesemente con ciò che noi oggi chiamiamo la dignità umana, il rispetto fondamentale dei diritti umani, no? Perché? Perché il carcere, lungi dall'essere un luogo di rieducazione,
come era già stato teorizzato durante l'illuminismo, nei fatti vediamo che le condizioni di vita nelle carceri, soprattutto quelle italiane, è drammatico. Infatti il numero dei suicidi ogni anno ne è una palese testimonianza. Però in tutta questa disumanità che la maggior parte dei detenuti hanno sperimentato, ci sono stati dei personaggi illustri, coloro che hanno reso grande la cultura mondiale, che con l'esperienza traumatizzante del carcere sono riusciti però a elaborare un pensiero alto e quindi a creare delle opere. Velocemente, ad esempio, il filosofo Zenone di Elea, scolaro e amico di Parmeide, fu imprigionato e torturato per cospirazione contro la tirannia. Severino Boezio, filosofo tra i fondatori della scolastica, scrisse in carcere la sua opera maggiore, il De Consolazione Filosofie. Miguel de Cervantes, l'autore del Don Chisciotte, venne incenerato in una prigione per molti del suo capolavoro. Dirà pure che, essendo in prigione un luogo dove ogni disagio ha la sua sede e ogni più tristo rumore la sua dimora, questo spiega perché ha generato il Don Chisciotte. Torquato Tasso, autore della Gerusalemme liberata, fu rinchiuso quando era ancora giovane e fu lasciato per lunghi anni in carcere accusato di essere pazzo. Ancora il famosissimo Giacomo Casanova scrisse con l'esperienza del carcere la storia della mia fuga dai piombi. Silvio Pellico, uno dei più importanti patrioti del nostro risorgimento, dall'esperienza delle carceri scriverà il celeberrimo Le mie prigioni, che ebbe grande popolarità e influenza sul movimento risorgimentale. Ancora Luigi Settembrini, un altro famoso patriota napoletano, dopo l'esperienza del carcere scriverà due opere, Protesta del popolo delle due Sicilie del 1847 e soprattutto Ricordanze della mia vita nel 1875. Ancora il Marchese de Sade, famoso per le sue perversioni sessuali, scrisse nel carcere la sua famosa opera Le 120 giornate di Sodoma, di cui trarrà ispirazione Pasolini per uno dei suoi film ultimi, prima di essere ucciso. E ancora, e per ultimo, il celeberrimo, il grandissimo Oscar Wilde, che con l'esperienza del carcere, perché fu accusato di sodomia, di omosessualità, scriverà il poemetto Ballata dal carcere di Reading. Vi lascio continuare la vostra visita. Grazie per l'ascolto. Beh, Open Space ha scelto questo luogo, sicuramente importante in un carcere, anche esplicativo del contenimento di cui parlavamo prima, contenimento generale sotto ogni forma. L'esperienza segnante del carcere, quindi la reclusione, la estinzione di ogni tipo di libertà, ha riguardato, anche come ricordava poc'anzi Matteo, numerosi esponenti del mondo della cultura, della letteratura italiana e non solo. Note sono le reclusioni di Oscar Wilde, che oltre alla ballata di cui parla Matteo compose nel carcere di Reading il De Profundis, molto noto, anche Silvio Pellico, anche Miguel de Cervantes del Don Quixote. Forse meno conosciuta al pubblico più vasto sono le esperienze di confino politico, un carcere sicuramente meno angustiante, repressivo, ma pur sempre carcere era. Confine, cosa intendiamo, cosa si intendeva per confino? Era una misura di prevenzione atta a impedire a un soggetto sospetto già insomma che commettesse dei reati. Nei fatti poi, soprattutto durante il ventennio fascista, il confino politico fu uno strumento utilizzato per punire con l'allontanamento i soggetti che erano ritenuti sconvenienti verso il pensiero unico, quell'ordine che era stato instaurato con la forza. Soggetti come omosessuali e antifascisti su tutti, antifascisti reali o presunti come Cesare Pavese, uno dei più importanti scrittori italiani, uno dei maggiori intellettuali del Novecento, che nell'agosto del 1935 fu spedito al confino in Calabria proprio, a Brancaleone Calabro, quindi estremo
sud-sud-est della nostra regione, fu spedito per la sua attività sovversiva. In realtà i fogli antifascisti che furono trovati nella sua dimora torinese non appartenevano al grande scrittore della Luna di Falò, ma alla sua amata non ricambiato, Tina Pizzardo. Insomma, Pavese fu inviato la domenica del 4 agosto 1935, arrivò alla stazioncina di Brancaleone Calabro, qui entrò a contatto chiaramente con un mondo totalmente diverso rispetto a quello a cui era abituato a Torino. Trovò le siepi di fichidindia, il mare immoto e nemico, questa terra arida, brulla, aspra, a cui dovette abituarsi. Rimase per 7 mesi a Brancaleone, nonostante la condanna iniziale di 3 anni, 2 anni e qualcosa gli furono poi condonati, ecco, diciamo. Rimase quindi per 7 mesi, durante i quali entrò davvero a contatto con quella popolazione, con quella civiltà diversa, civiltà altra, già greca, se ne accorse e lo annotò. Un'esperienza che chiaramente andò poi ad alterare, a segnare la sua, anche la sua parabola artistica. Ricordiamo, nel 1935 Pavese era appena un 27enne, quindi un ragazzo che ancora doveva pubblicare le prime opere, ecco, lavorare stanca. La sua prima opera poetica fu proprio del 1936, ecco, arrivò insieme alla fine del suo confino in Calabria. Pavese nel suo confino comunque scriverà chiaramente vari appunti che dopo numerose revisioni e anche dei ripensamenti confluiranno oltre un decennio dopo, nel 1948, nel romanzo breve Il carcere, eccolo qui, in cui tramite il suo alter ego, il protagonista, l'ingegnere Stefano, racconta le lunghissime, interminabili giornate di confino nella sua stanzuccia al piano terra, affacciata sulla stazione, sulla spiaggia e sul mare nemico, la quarta parete del suo carcere. E ne approfitto, ricordando che tra l'altro la stanza di Pavese, ora casa confino di Pavese, è visitabile tuttora a Brancaleone Calabro, a pochi passi dalla stazione, quindi è anche un modo per ripercorrere i passi del grande scrittore. Leggo pochissimi righi. Stefano teneva un catino pieno di cenere, dove bruciava carbonella per fare la brace e sedercisi accanto e passare la sera intorpidito. Arroventare e incenerire la carbonella era molto fastidioso perché bisognava star fuori nel freddo e sventagliare una fiammata di rami e chinarvisi a lungo, ottenendo che il gas del carbone dileguasse. Quando rientrava con il catino, Stefano era rotto e intirizzito, sudato, livido, e sovente alla brace restava una vampa azzurrina che lo obbligava a spalancare la porta per sfogare il pericolo. Allora, sulle sue gambe poggiate a rosolarsi contro il catino, giungeva il fiato ghiaccio del mare. Allontanarsi e scaldarsi non poteva dopo l'imbrunire. Un mattino, che il cortile era un pantano, Stefano si dilungò a mangiucchiare pane e un'arancia, buttandone le scorze nella cenere spenta, come faceva verso sera sulla brace per rompere il tanfo dei muri bagnati. Stefano pensava ai silenzi protratti, le sere che Giannino, seduto con la gota sullo schienale della seggiola, taceva. Non c'era nulla di mutato, anche Giannino in quell'ora, seduto sul lettuccio, ascoltava in silenzio. O forse rideva. Stefano pensava vagamente alle parole della madre e alle sue. Né lei, né la sposa, né nessuno sapevano che il carcere insegna a star soli. Buon proseguimento, grazie.